Il Santa Teresa Hospital Comunale di Zanni, la vecchia guardia Nocciano. Dopo un primo tempo privo di emozioni, passiamo con le immagini direttamente alla ripresa. Jezzi viene incaricato della battuta di un calcio di punizione servendo Zainea, il quale non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. Poco dopo Savini manda in porta Chiavarini, che non riesce a capitalizzare un pallone invitante, bloccato in due tempi dal giovane Miani. Il Nocciano cerca di sorprendere in contropiede il Santa Teresa. Su un calcio in avanti si fionda la Rovere, il quale con molta foga spinge il suo diretto avversario e con un pallonetto scavalca il portiere, ma il gioco è fermato da Di Cesare, che ravvisa prontamente l'irregolarità. Il Nocciano è ancora protagonista con la Rovere, il quale si accentra e calcia in porta, trovando sempre pronto Miani. La voglia del Nocciano di andare a fare il risultato viene però presto smorzata da un micidiale contropiede, che vede protagonista Visioni volare lungo la fascia destra. Costui risulta molto altruista a servire il suo compagno dentro l'area di rigore, che nell'atto di concludere a rete viene bloccato da Di Marco, che si dimentica della sua veste di difensore e si improvvisa portiere. Di Cesare non ha alternative, mostrando prima il giallo e poi il rosso, mandando a fare anzitempo la doccia il giocatore per somma di ammonizioni. Dagli 11 metri si presenta Jezzi, il quale si lascia ipnotizzare da Finocchio, che non trattiene il pallone ma favorisce comunque Jezzi, che non si lascia beffare due volte, siglando la rete che decide il vantaggio. Il Nocciano, forte di carattere, reagisce subito allo svantaggio con Gian Caterino, che avanza sulla sinistra e rientrando per vie centrali tenta una pseudo trivela che dà solo l'illusione del gol. Visioni ancora in campo aperto non si dimostra così altruista come nella precedente occasione, cerca la gioia del gol ma un attento Finocchio si rifugia in calcio d'angolo. Sul finire del secondo tempo il Santa Teresa ha l'occasione per chiudere la partita con un pallone che attraversa tutta l'area di rigore capitalizzato da Scipioni, ma il direttore di gara decide anche questa volta di non convalidare il gol per una dubbia posizione di offside. Clamorosa occasione da gol sul finire dell'incontro che vede protagonista Savini, che tutto solo si lascia prendere dall'emozione provando un colpo di tacco a due passi dalla porta, ma il pallone finisce fuori. Si spengono così le speranze del Nocciano, che rimane all'ultima posizione ma che sicuramente ha dato piena prova della sua forza, mentre per i ragazzi di Mister Chiavaroli un'altra vittoria che permette loro di scalare altre posizioni in classifica.